Il triangolo è una struttura stabile, mi ha detto Miriam una volta, e dà parecchie soddisfazioni e può perfino arricchire, a patto che tutti i lati sappiano di essere lati di un triangolo, ha aggiunto. Anna, ho bisogno del tuo aiuto, non ho idea di come fosse davvero. Se abitaste tutti e tre insieme, o se Amos vivesse a turno con te e con lei. Mi chiedo cosa tu sapessi realmente di quella storia, cosa provasti quando te la raccontarono, e se non risvegliò in te nemmeno un'ombra di gelosia per la tua migliore amica. Miriam ha detto che se non credo nella possibilità di una geometria poetica come questa, una definizione mia, non potrò mai andare al fondo dei miei sentimenti. Non ha parlato di un caso specifico. Se l'era solo presa per un commento che avevo fatto sulle leggi che governano i rapporti tra uomo e donna. Mi rendo conto ora di quante cose dovrei spiegare, chiarire e tradurre, anche a una persona vicina come te, per far capire esattamente cosa ci siamo detti io e Miriam. Allora mi aveva accusato, tu lo conosci, a volte fa scintille e faville, di essere coraggioso a parole ma pavido nei fatti, perché il coraggio, secondo lei, è assecondare i desideri della propria anima. E Amos è un uomo molto coraggioso, il più coraggioso e onesto che lei abbia mai incontrato. È già passato un giorno e una buona parte della notte da quando l'ho saputo. Il caffè è fluito a fiumi nelle mie vene. Ma devo sapere, cosa hai provato veramente? L'hai visto sbocciare sotto i tuoi occhi, nelle due persone che amavi di più? Cosa si fa con la ferita e l'offesa? E come si può continuare ad amare entrambi senza morire 100 volte al giorno di dolore e gelosia? So cosa mi avrebbe risposto Miriam. Al contrario, accettando l'inevitabile sofferenza, Ana, amo entrambi ancora di più. Ma com'è possibile? È possibile, credi, credi, credi. Non so se Miriam te l'ha raccontato, ma ho stretto con lei un patto doloroso. Per ogni parola che lei mi insegna, devo rinunciare a una parola della mia lingua madre. Vuole raccontarmi una storia, capisci? E le parole sono lì per questo. Dice che quella di cui ho maggior bisogno è la storia di una persona che si dimentica completamente di se stessa per penetrare in un'altra. Cosa ne pensi, Anna? È possibile? Ne sarò capace. Ecco, in questo momento sei là, sulla tua veranda, di fronte ai boschi di Gerusalemme, all'ombra della Bougainville. Dietro di te la casa è quasi vuota. Sei seduta e davanti a te la bellezza. Osservi il crepuscolo, l'ora del giorno che ami, quella che ti fa più male, ma anche la tua preferita. Tra un po' tornerai yokai e verrai assorbita da lui, fino a che le medicine lo addormenteranno. A volte, quando sono a casa solo e metto il pigiama Ido, fantastico, e mi vedo con te mentre prepariamo i nostri figli per la notte. Un'immagine di serenità familiare e di dolce consuetudine. Penso molto a te e ad Amos, a quello che dovete sopportare ogni giorno, alla vostra profonda amicizia. Quel luogo solo vostro dove nessuno all'infuori di voi può capire la lingua che si parla. Mi sento estraneo, un po' come un bambino di fronte alla vostra intimità. Non c'è molta corrispondenza tra il vostro modo di stare insieme e il nostro, mio e di Maya. A me sembra che tra noi ci sia più vitalità che passione, ma chi può dirlo? Forse tra voi c'è qualcosa che io non posso nemmeno intuire.
Ripetutamente oggi ho guardato in controluce la pietra blu che mi hai mandato. È davvero fantastica. Con la luce del crepuscolo si scorgono al suo interno due ragazze che suonano il piano, davanti a uno spartito di sonate a quattro mani. Le vostre mani volteggiano. Siete sempre piene di vita dentro quella pietra. In quest'ultima settimana ho preso l'abitudine di interrompere qualunque attività a quest'ora, per stare un po' con te, nella pace più assoluta. Da tempo ho notato che appena ho un momento libero, tu fai subito capolino nella mente. Dopo la terza lettera che ti ho scritto, mi hai chiesto se riusciremo mai a incontrarci. Non ti riferivi a un posto preciso, ma a un determinato momento, perché io sono così irrequieto e impaziente e precipitoso, e aggiunto con asprezza, da farti dubitare. E così ti chiedi se sarei capace di soffermarmi veramente, anche solo per un attimo, nel tempo di un'altra persona, se non soffrirei di claustrofobia. Vedi, mi esercito. Scopro, per esempio, che a quest'ora gli odori esplodono tutti insieme, come se nel resto della giornata fossero stati costretti a nascondersi, a salvaguardarsi, a rinunciare, o come se prevalesse un solo odore mentre ora il prato, la terra, l'asfalto, il profumo dei panni stesi. Ricordo anche il gelsomino e il caprifoglio. Tutti insieme e ciascuno separatamente, solo a quest'ora, quando le foglie hanno almeno due ombre, ed io comincio a scrivere come te. Hai detto che ogni volta che scrivo ho deciso o so il timbro della mia voce. Il timbro della mia voce tradisce una consapevolezza dura ed estranea, che tu senti come qualcosa che mi è stato impresso con forza e violenza. Sono saggio soprattutto riguardo alle cose che non so. Ecco, in questo momento non so assolutamente che piacere riservi il crepuscolo mentre ci avvolge. Miriam, io... Ed ecco un'ultimissima notizia. Ho lasciato la mia famiglia. Non agitarti, solo per una settimana. È stato tutto un po' repentino, ma volevo informarti del provvisorio cambio di indirizzo per evitare possibili disguidi. Una faccenda un po' complicata che se non fosse divertente sarebbe piuttosto tragica o il contrario. Si tratta in poche parole di una questione di vita o di morte, per essere più precisi, di un'ordinaria questione di vita o di morte. Hai un minuto per me? La verità è che questa storia mi inquieta un po'. La faccenda è cominciata questa mattina verso le 10, mentre la tensione al lavoro era al culmine e intorno a me c'era un gran viavai. I telefoni squillavano in continuazione e ogni secondo qualcuno mi si avvicinava per domandare, consultarsi, confidarsi e raccontarmi un pezzo della sua vita intima con un groppo alla gola e talvolta anche una lacrima. In tutta questa confusione arrivò una telefonata. La maestra d'asilo di Lido mi chiede di andare a prenderlo immediatamente. Ha la febbre alta e un gonfiore dietro l'orecchio. La giostra intorno a me rallenta. Poco a poco io mi siedo con la testa fra le mani perché ciò che temevo si è avverato. Cosa faccio adesso? Maya è a Safed. Oggi è il giorno in cui lavoro in un laboratorio lassù. In un attimo elaboro un piano d'azione. Mi darò alla fuga. Non andrò a prenderlo, che rimanga all'asilo fino a che sarà cresciuto o finché Maya sarà di ritorno. Lei ha già avuto gli orecchioni e per le donne non è poi così pericoloso. Mi ricordo con orrore la fiala di vaccino comprata 2 anni fa durante una di quelle precedenti epidemie. Promisi a Maya che me lo sarei fatto iniettare da un'infermiera. La fiala è rimasta nel frigorifero e a poco è stata sospinta sul fondo, nella zona malfamata della senape. Ok,
Lascio le ultime istruzioni ai miei colleghi e lancio grida atterrite sulle mie ultime volontà. Ora devo correre, il bambino va a fuoco laggiù. Il mio piccolo cova i suoi germi, forse me li ha già trasmessi. Un tratto, ho l'impressione che da ieri sera lui abbia mostrato nei miei confronti un attaccamento volutamente esagerato. L'abbraccio ininterrotto quando l'ho messo a letto e quel bacio stamattina all'entrata dell'asilo. Forse in lui cova un istinto malizioso che lo spinge a eliminare eventuali eredi rivali, possibili usurpatori di eredità. Per fortuna abbiamo già un bambino, abbiamo cioè pagato il nostro debito genetico all'umanità afflitta. Ma cosa ne sarà del resto dei miei modesti piaceri? La giornata è iniziata così e chissà cos'altro avrebbe generato. Maya ha ascoltato in silenzio, ignorando le mie urla terrorizzate al telefono e assumendo subito l'iniziativa per una pronta riscossa. Innanzitutto mi ha ordinato di portarlo dal medico. Lei, dal canto suo, avrebbe annullato tutti gli impegni e sarebbe tornata con il primo autobus. Fino a quel momento, comunque, avrei dovuto trascorrere almeno 3 ore con il piccolo avvelenatore. Comprendi la gravità della situazione? Crollo su una sedia e mi accartoccio su me stesso a protezione della zona condannata all'imminente tragedia. Amis, un mio collega, mi conforta dicendo che in caso di avvenuto contagio sarà per me l'anticoncezionale più efficace. Possa morire soffocato, Amis, che si è castrato. Lui ha 4 figli, maschi e femmine, e ha avuto gli orecchioni a 3 anni come un bambino normale. Io? Ho passato tutta la mia vita nell'angoscia, aspettando una notizia del genere. E l'amara verità, benché ti ostini a dire che non tutte le verità sono amare, è che questa malattia me la sono scelta con cura già dall'età di 3 anni, quando, unico bambino in tutto l'asilo, convinsi i germi della parotite a subire una metamorfosi e a farmi venire la scarlattina. Da allora. Solo l'interminabile attesa della scura che un giorno si sarebbe abbattuta sulla fronte della mia felicità. Non ho perso un solo articolo di medicina sull'argomento e non c'è pediatra che non abbia subissato di domande sul pericolo in agguato per chi non si è ammalato a tempo debito durante l'infanzia. Li ho costretti tutti a confessare che i loro colleghi mi avevano imbrogliato, perché la percentuale di adulti che in caso di malattia non solo perde la capacità di procreare, ma anche quella di esercitare una normale attività sessuale, è molto più alta di quanto affermano i ciarlatani del New England Journal of Medicine. Ti pare che stia scherzando? Ti sembra che stia scrivendo con un sorriso sulle labbra? È un ghigno d'angoscia. Mi si rivoltano le viscere se penso a cosa potrebbe succedere. Quando leggerai questa lettera sarò già a Tel Aviv. Ho fatto solo un salto qui per motivi di lavoro, sistemare delle questioni rimaste in sospeso e scriverti. Ma me ne fuggo subito dalla città infetta. A Tel Aviv mi attende una camera carina in un alberghetto accogliente in prossimità del mare. Ci vado una volta all'anno per una settimana. Ormai mi conoscono. Ci sono anche dei lati piacevoli nel mio allenato terrore degli orecchioni. E come puoi constatare, li sfrutto con saggezza. Insomma, tutto questo per dirti che se questa settimana mi scriverai, non riceverò la tua lettera. Dovrò aspettare fino al mio ritorno e sentirmi rovere dalla curiosità per quello che non hai potuto raccontarmi nella tua ultima lettera. Mi è sembrato di capire che abbia a che fare con yokai. Ma cos'è? Cos'è successo? Perché ti sei fatta così misteriosa e triste? Racconta, basta. E ti prometto che, se avrò un attimo di tempo, cercherò di scarabocchiare un saluto affettuoso dalla città del peccato.